Bravo, dai, dai, bravo! Bravo, ragazzi! Grande Zotti! Buonasera dal campo sportivo Silvio Muratore. Siamo alla quinta giornata di campionato del calcio a 5, Atletico San Lorenzo contro Camporosso. Abbiamo qua il presidente della società Prode Utregio. Dopo 6 mesi dalla nascita, cosa avete costruito? Sì, buonasera a tutti. Beh, innanzitutto abbiamo costruito il progetto che a partire da giugno ci eravamo prefissati, ossia quello dei bambini, che era quello che ci interessava di più. Poi, a fianco al progetto dei bambini, abbiamo proseguito con quello della squadra di calcio a 5. Dopo 18 anni abbiamo riportato il calcio, anche se il calcio a 5 è legato a una federazione, la federazione gioco calcio. E oggi abbiamo giocato la quinta giornata dove abbiamo vinto, ma al di là del risultato sportivo, quello che insomma è importante per noi è aver raccolto tutti i ragazzi della Vallata. Infatti nella nostra squadra sono presenti ragazzi di San Lorenzo, di Pietrabruna, di Costa Rainera, di Cipressa e Civezza. Quindi un altro obiettivo per noi importante era quello appunto di raccogliere tutta la Vallata, la gioventù e soprattutto anche i bambini. Infatti altri 20-25 bambini di età dai 6 ai 12 anni provengono anche loro da tutta la Vallata. Cosa abbiamo fatto in questi 6 mesi? Tra difficoltà iniziali di una nuova società in crescita, siamo riusciti a organizzare diversi eventi, tra cui quest'estate presso San Lorenzo al Mare un torneo per i bimbi sulla spiaggia, dove molti genitori ci hanno fatto i complimenti perché erano anni che aspettavano qualche iniziativa per i loro figli, per i bambini, e soprattutto farli in spiaggia è stata una cosa per i bambini fantastica, anche per il contorno con tutti i genitori che tifavano, è stato molto bello, soprattutto anche per noi. Poi abbiamo fatto tornei sempre in questo campo di calcio a 5, e un torneo che noi abbiamo chiamato Old Star, ossia tutti i vecchi giocatori degli anni 80-90 insieme ai giovani che giocano oggi nella nostra squadra di calcio a 5. Abbiamo fatto un quadrangolare dove abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. Abbiamo fatto piccole manifestazioni non sportive, solamente una serata con DJ, tanto per animare, per fare in modo capire che noi vogliamo soprattutto i giovani, star dietro ai giovani e seguirli. Oggi il progetto dei ragazzi di calcio a 5 è importante, lo stiamo portando avanti. Il risultato sportivo comunque è importante, ma quello molto più a cui teniamo è aver fatto un buonissimo gruppo. Sono molto contento anche dei bambini, da 6 a 12 anni abbiamo ottenuto dei buoni risultati, i ragazzi ci seguono, si divertono e i genitori ci fanno i complimenti, è una cosa a cui noi teniamo molto. Tutto questo siamo riusciti a farlo grazie ai nostri sostenitori, alle amministrazioni locali, San Lorenzo al Mare, Civezza, Cipressa, Pietrabruna ci hanno molto aiutato, e in un futuro vorremmo riuscire a organizzare determinate nuove manifestazioni in altri comuni della Vallata. Sappiamo che la vostra associazione è sostenuta non solo da organizzazioni locali ma anche da diversi sponsor. Vuole ringraziare qualcuno in particolare? Sicuramente, oltre alle amministrazioni locali che ci hanno aiutato notevolmente, e devo anche ringraziare il sindaco di San Lorenzo al Mare, Tornatore Paolo, e poi gli sponsor, come citato, sono stati molto importanti per noi, tra cui Osteria Le Macine, Nero di Seppia, il pub Winston Churchill, e poi attività locali, tra cui Diamoci un Taglio, Estetica Malibu, Studio CL, Cascinario Rocca, Ristorante Il Torrione. Saluto e ringrazio tutti di questo sostegno che ci hanno dato quest'anno per poter realizzare questo nostro progetto con la squadra di calcio a 5 e con soprattutto i bambini. Grazie ancora.